a tutti e bentornati a MDL Magazine del Lusso. In questa puntata parleremo di tanti argomenti interessanti. Partiamo dalla McLaren GT, ovvero la Super Tourer inglese che riscrive le regole del touring con il DNA di una supercar grazie ai suoi 620 cavalli di potenza e al suo aspetto da sportiva estrema, ma vocata anche all'universo del turismo grazie a ben 570 litri di carico complessivi disponibili all'interno dell'abitacolo, un valore incredibile per una vettura di questa categoria, davvero sorprendente, e potete saperne di più consultando il nostro sito internet. Sul fronte della nautica troviamo invece l'Hypnosquid. Disegnato da Roberto Courtois, è un super yacht che si ispira al mondo degli abissi più estremi grazie a delle soluzioni estetiche che ricordano appunto i grandi abitanti degli oceani più profondi e che arriverà sul mercato nel prossimo futuro, ma che viene anticipato grazie ad una serie di rendering e che propone tutta una serie di soluzioni stilistiche davvero molto ma molto interessanti. Sempre sul fronte automotive troviamo invece l'Aston Martin Vantage AMR, una serie limitata a 200 esemplari dell'Aston Martin Vantage che strizza l'occhio ai puristi grazie a un bel cambio manuale con soluzione dog leg, proprio pensata per gli sportivi che amano il piacere di guida vecchio stile e che si propone appunto di sorridere al massimo a questi ultimi grazie ad una serie di soluzioni che appunto strizzano l'occhio al mondo del purismo più estremo. Anche in merito a questa vettura potete scoprire molto di più sul nostro sito internet. Grande notizia per noi è invece l'accordo siglato da noi stessi con Celebrant Magazine, nostro partner internazionale, che mutuerà da MDL Motori di Lusso gli articoli della sezione Speed relativi al mondo dell'automotive, della nautica, della business aviation e molto altro ancora, e con cui realizzeremo nel prossimo futuro una serie di progetti davvero molto ma molto interessanti. Seguiteci quindi su motorilusso.com e su celebrantmagazine.world. Infine chiudiamo con l'invito a seguire nei prossimi giorni quello che verrà in termini di speciale sulla nostra esperienza a Porto Piccolo Sistiana, ove abbiamo avuto il piacere di recarci con una Maserati 4 porte in allestimento gran lusso e dove abbiamo potuto osservare da vicino le grandi novità del cantiere del Pardo nella cantiera del Pardo Week. Per questa edizione è tutto quindi, continuate a seguirci sul nostro sito internet www.motoridilusso.com, oltre naturalmente che sui nostri canali social, Instagram, Facebook e qua su YouTube in primis. Da Alessandro Colombo per Motori di Lusso è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti.